Si è svolta questa mattina la protesta di Confesercenti FIPE a Firenze. L'associazione di categoria in altre 23 piazze italiane si è messa a sedere per protestare contro il nuovo DPCM. Tovaglie, cuochi, lavapiatti, baristi, esercenti, gestori di discoteche, tutti insieme, in silenzio, per protestare. Queste le parole del presidente Aldo Curzano. Quello che avviene nel nostro capoluogo di regione sta avvenendo nel resto d'Italia. In 24 città contemporaneamente faremo le stesse cose. Difenderemo le nostre professionalità, le nostre imprese, la nostra storia e la nostra cultura, che è legata a uno stile di vita che è il nostro, quello italiano. Noi amiamo il nostro lavoro, amiamo le nostre città, amiamo il nostro paese e non possiamo assistere da testimoni impotenti mentre le nostre imprese sono destinate al fallimento. Per questo noi manifesteremo in modo silenzioso. Nel nostro stile abbiamo apparecchiato per terra perché siamo a terra, ma lo faremo con orgoglio, con dignità, con professionalità, con grande attenzione del prossimo, perché questo è il nostro lavoro. Noi ci prendiamo cura delle persone ed essere passati coloro i quali sono gli untori quando durante tutta l'estate abbiamo visto come il virus era quasi scomparso con bar e ristoranti sempre pieni e tutti aperti. Nessuno si è accorto che il virus ha cominciato da metà settembre, quando sono cominciate le altre attività. Scuola, trasporti, lavoro. Quindi noi abbiamo rispettato i protocolli. Abbiamo investito e ci siamo indebitati per mettere al centro la salute e la sicurezza. E che cosa chiudono? Le attività che invece hanno fatto il loro dovere, e io mi chiedo in 8 mesi chi doveva mettere in sicurezza il paese, che cos'è che ha fatto. Vediamo gli autobus, vediamo le tranvie, vediamo gli ingressi al lavoro nelle scuole, negli stessi orari con le concentrazioni. A noi si chiede distanziamento, modo, metodo. In tutto il privato, dal negozio, abbiamo adottato tutti i dispositivi di sicurezza. Invece chi ci giudica? Ha fatto poco e nulla per la salute pubblica. Nel corso della manifestazione sono intervenuti anche il presidente Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella, presenti anche tanti esponenti del mondo politico fiorentino. Questo è il commento di Franco Marinoni, direttore generale Confcommercio Toscana. Ma non si deve approfittare troppo della nostra pazienza, non sono i nostri locali che hanno diffuso il virus. I nostri locali sono ripartiti dopo il lockdown il 18 di maggio e per 4 mesi hanno lavorato senza che succedesse niente. In luglio, agosto eravamo praticamente un paese covid free. Poi è successo qualcosa, è ripartita la curva dell'epidemia che ha cominciato a correre, ma non dipende da noi, è da quello che è successo a metà settembre. Sono esplosi i trasporti, su un pullman di 16 metri quadrati si sta stivati come sardine. E in un negozio di 16 metri quadrati si entra al massimo in 2 per volta, igienizzandosi le mani, con la mascherina, con la distanza. Ci hanno fatto investire per mantenere distanze, per cambiare i tavolini, i divisori in plexiglass, decimare i clienti, e ora ci dicono che dobbiamo chiudere. Chiudere alle 18 vuol dire non lavorare. Non siamo in Olanda o in Germania dove si cena alle 5, qui a quell'ora si fa merenda. Chiudere alle 18 è come dire chiudere alle 15. Va bene, allora se questo è il disegno, se questo è un lockdown mascherato che colpisce solo alcune categorie, la nostra in particolare, noi non ci stiamo, perché non è così, non è qui che va cercato il problema della diffusione dell'epidemia. Nel corso della protesta è arrivato in piazza anche il corteo dei taxi, partito dall'Isolotto e chiuso in piazza della Signoria. Venerdì sono attese altre 2 manifestazioni, una alle 10, una alle 11:30, prima della cultura e poi dello sport.